tutti, ci ritroviamo qua a Re con un nuovo appuntamento con Musica Jazz. Oggi abbiamo cambiato un po' gli argomenti, sempre verso la fine del Happy Summer 2014. Ho una band nuova da presentare, portata logicamente al barretto da Elisabetta, questa idea, che i ragazzi si chiamano molto bene, grazie band. Si autopresentano. Ciao, sono Paolo, il bassista. Sono Paolo Paolo, che suona la batteria. Ciao, sono Filippo e aspetto una sigaretta che mi fumerò subito. Ciao, scusami. Come è nata la vostra idea di mettere su questo trio di jazz? Allora, ispirata da che cosa? Non ho capito la... Come è nata la vostra idea? Da cosa siete stati ispirati? Ispirata da che cosa? Noi siamo un ex quartetto che faceva musica rock and roll. Rock and roll abbastanza moderno per 8-9 anni. Abbiamo suonato insieme, dopodiché per qualche anno la nostra band si è sciolta per dare un motivo, quando tutti crescono, ognuno prende la propria strada e al ritorno di... No, in realtà per qualche ingaggio sulle navi, qualche matrimonio, avevamo già provato questa nuova formazione del trio e ci eravamo resi conto che funzionava molto bene. Poi quando un ex componente del quartetto è tornato da Roma, dai suoi studi romani, ha avuto questa idea di comporre un trio che potesse continuare un po' quello che era lo spirito della vecchia band, però un po' più adattato nei piccoli contesti e un po' più favorevole a quelle che erano le necessità. Voi siete di? Voi da dove venite? Io sono di Recco. Tu sei di Recco? Anche tu, Filippo? Sì, no. Io sono di Bogliasco, ma vivo attualmente a Milano. Ah, ok. Vivi a Recco o vivi a Milano? Vivi a Milano, quindi ti sposti qua in Liguria per venire a suonare? No, mi sposto perché qua ho la mia casetta dove mi piace stare e mentre sono a Milano sono in affitto. Quando c'è l'occasione di venire a suonare, mi fiondo giù, suono e sto un po' in casetta. Perfetto. Senti, due piccioni come una fava. Perfetto. Voi avete una pagina Facebook, cioè se una persona vi volesse contattare per ingaggiarvi a suonare o per una festa o per un'associazione, qualsiasi cosa, dove vi possono rintracciare? Avete un'email, avete una pagina Facebook, avete... Non abbiamo creato ancora nulla perché questa è la prima estate che suoniamo. Ah, allora speriamo che vi porto fortuna. Certo. Sì, è una cosa che funziona anche tanto col passaparola, no? Assolutamente. È stata un'estate molto fortunata. Abbastanza al di là delle nostre aspettative, penso. E comunque abbiamo una pagina SoundCloud dove si può ascoltare qualcosa del nostro repertorio. Abbiamo una mail che è molto bene grazie band, @gmail.com. Quindi presto vorrete creare anche una pagina Facebook? Forse sì. Forse. Quindi se adesso vi vogliono contattare, sì. L'email è molto bene, grazie band. C'è qualche trattino, qualche slash, no, tutto attaccato, @gmail.com. Perfetto. Elisabetta, sì. Altri appuntamenti? Guarda, ormai stiamo andando, c'è la festa del 7-8, quindi partiamo a settembre. Andiamo sul 12 settembre, dove faremo la festa finale con The Big Bone, di nuovo, una grande festa, una grande... chiudiamo una bella stagione. Si chiude il Happy Summer 2014, quindi spero che nel 2015 tu riesca a organizzare un altro Happy Summer 2015, aspettiamo solo questo. Con un'estate che sia un'estate. Però devo dire che tutto sommato, nonostante il tempo, loro sono venuti 3 volte, 4 con me. Esatto, loro sono stati bravissimi, comunque ci sanno fare, poi... Bene. Il prossimo anno li ricontattiamo. Perfetto, allora io vi dico che manderò in onda questo sul graffio che sarà 24 ore su 24, vi ho dato l'indirizzo. 72.
Il canale 72 è il teleturchino del digitale terrestre dove io collaboro e manderanno in onda. Ad autunno inizieremo le dirette, per cui noi saremo ospiti di Liguria New, condotta da Emiliano Rosasco e Pierpaolo Podestà, e spero di vedervi presto. Noi poi ci lasciamo i contatti in modo da chiamarvi. Siamo ancora in onda? Sì, sì, certo, assolutamente. Volevo salutare quello che poi è il fondatore di questa band, alla Fuce, sì, colui che l'ha riportata, diciamo, in vista quest'estate, che è Gianluca De Pasquale, che oggi non c'è, ma che di solito fa parte di questa band e uno di noi a turno esce quando c'è lui. Ho capito, vi alternate. Si è fatto un trio in quattro persone. Esatto. Ah, lui pazzesco. Beh, anche questa è una bella idea innovativa. Quando, se proprio devo dimmi. Fuori, il vero fondatore è quello che ha dato proprio il là al progetto. Anzi, meglio dire in si bemolle, perché il sax è accordato in si bemolle. È il sassofonista che si chiama Punto, un gran sassofonista, un grande jazzista, ora grafico, ogni tanto fa qualche comparsata insieme a noi. Salutiamo anche lui. E salutiamo il gran vecchio Punto. Quindi è facile che poi vi incontro anche su Genova, tipo Jazz Club e altre parti? Ma ci occupiamo più su qualche yacht. Su yacht ancora non ho avuto la possibilità di essere invitato. Ci occupiamo più di ristoranti, pub, locali. Quindi voi avete altri appuntamenti, avete altre date dove andate a suonare? Ognuno di noi ha tanti progetti paralleli. E questo, diciamo, è il progetto Easy Listening. Ma voi avete in progetto adesso per settembre, per esempio, delle date dove suonate? No. Anche singolarmente o trio? Con questa data qua abbiamo chiuso la presa. Quindi possiamo anche rimanere d'accordo che mi contattate, così lancio la pubblicità dentro il mio giornale, dentro la mia TV. Hai voglia. Va bene. Bene, io nel frattempo vi saluto. Tempo di arrivare a casa e mando in onda tutto, lavorare, sigla, eccetera, eccetera. Rimaniamo d'accordo che ci contattiamo e che saremo ospiti a Teleturchino da Emiliano Rosasco e Pierpaolo Podestà con Liguria New. Nel frattempo ringrazio Elisabetta sempre per l'ospitalità e gli inviti in questo paese spizio dove cammini c'è il cane, il gatto e basta, il cane, il gatto e io. E ringrazio i ragazzi per la loro disponibilità, avermi dato la possibilità di averli ripresi, eccetera. E ringrazio Teleturchino con la collaborazione del Grafio e nel frattempo vi saluto tutti. Ciao il Grafio! Ciao. Grazie Maretto, grazie Grafio.